Deputato a Roma col Movimento 5 Stelle. È sempre un'emozione parlare dal palco di Piazza Cairoli. L'abbiamo fatto diverse volte. Ormai il Movimento 5 Stelle si presenta da tantissimo tempo, dal 2012, dalle regionali. E la piazza di Messina ci ha sempre dato grandi soddisfazioni ed è così anche oggi. Siamo qui stavolta per le amministrative della nostra città, per eleggere il primo cittadino di Messina e i ragazzi del Consiglio Comunale, a cui chiedo subito da adesso di fare un grandissimo applauso a loro e ai candidati ai quartieri, perché sono dei veri eroi a combattere voto per voto contro un esercito di candidati, perché sono veramente tantissimi a Messina i candidati. Noi ci siamo presentati con una sola lista del Movimento 5 Stelle, questa è serietà, questa è coerenza. Non abbiamo mai scherzato e non lo stiamo facendo nemmeno adesso. Abbiamo un candidato sindaco di primo ordine, Gaetano Sciacca. Gaetano Sciacca già è conosciuto dalla cittadinanza per il bene che ha fatto a Messina. Questa è la dimostrazione di quello che vogliamo fare noi per questa città. E voi avete adesso un bivio, se fossero solo due candidati, forse sono un po' più le strade da prendere.
Ma voi dovete capire che ci sono persone che dicono cose serie e hanno un progetto serio per la città e persone che dicono di tutto e di più, cose veramente strampalate. E noi a queste persone non dobbiamo dare alcun tipo di credito. Potete decidere voi se votare persone, votare un movimento che ha dimostrato in ogni sede coerenza e serietà o persone che vi promettono cose assurde. Vedete, questo è il Movimento 5 Stelle, solo questo è il Movimento 5 Stelle. Persone che sono disposte anche a rinunciare a parte dell'indennità per dimostrare che non vogliono stare lì per fare i loro comodi. Per noi la cosa pubblica è una cosa seria, è una cosa da rispettare. Candidati. Candidato era... si vestivano così di bianco nell'antica Grecia per indicare purezza, pensate. Fa ridere se pensate i candidati che abbiamo a Messina. Cioè sono alcuni che hanno curriculum giudiziari molto interessanti. Eppure parlano come se fossero veramente vicini al popolo e poi magari guadagnano un sacco di soldi. Persone che magari vi promettono treni volanti, vi promettono di portare cose assurde, vi promettono, non lo so, ho sentito parlare anche di trasformare casa nostra, perché il comune è casa nostra, è la casa di tutti i cittadini e le vogliono trasformare in quello che è la cosa che porta più illegalità in un territorio, riciclaggio, che è il gioco d'azzardo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre combattuto il gioco d'azzardo e lo continuerà a fare e lo faremo adesso che siamo al governo e abbiamo gli strumenti per combatterlo realmente. Perché chi ha permesso che il gioco d'azzardo fosse così diffuso sono le persone che avevano un interesse in questo settore. Noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo le mani libere, ce l'abbiamo a Roma, ce l'abbiamo a Palermo e scusate, ce l'abbiamo anche a Bruxelles, lo vogliamo avere, le vogliamo avere anche a Messina le mani libere. Per questo io vi volevo soltanto salutare, siamo tanti oggi portavoce qui per dare sostegno al Movimento 5 Stelle di Messina. Io con questo saluto passo la parola ad Angela Raffa, neoeletta, 25 anni, che ha una grandissima energia e anche lei vuole dare un contributo per questa campagna elettorale. A ruota ci saranno gli altri portavoce, il nostro candidato sindaco, il nostro capo politico, vice premier Luigi Di Maio. Grazie mille Ciccio. Buonasera a tutti, è un'enorme emozione, è un enorme piacere vedervi così tanto numerosi. Siamo tutti emozionati perché finalmente possiamo dare vita alla Terza Repubblica, al governo del cambiamento. Adesso veramente abbiamo la possibilità di cambiare le cose, perché adesso siamo al governo e decidiamo noi. E noi abbiamo la possibilità di cambiare tutto, tutto. E quindi... mi raccomando, bisogna soltanto che voi ci crediate insieme a noi e che ci diate sostegno, perché noi da soli non riusciremo mai a cambiare nulla. Abbiamo bisogno del sostegno di ognuno di voi, perché noi da soli in realtà vince la squadra, noi da soli non ce la facciamo. Io sarò in commissione trasporti, poste e telecomunicazioni. Ho scelto questa commissione perché in Sicilia e a Messina abbiamo veramente tanti problemi sotto questo punto di vista e mi batterò come una leonessa e griderò fino a quando non otterremo i nostri diritti, perché è giusto che non siano più dei favori che ci vengono offerti, perché il politico deve fare il bene per i cittadini e io non posso accettare che ancora ci siano delle persone che abbassino la testa con Genovese e che accettino le bussarella perché devo votare Genovese. E allora alziamo la testa e diciamo basta, è perché ci siamo stancati. E allora il 10 giugno alziamo la testa e non permettiamo più tutto questo schifo e cambiamo veramente le cose. Grazie a tutti, adesso passo la parola ad Antonio De Luca. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, siete bellissimi. Torno adesso da Roma, ragazzi, stiamo scrivendo una pagina di storia. Migliaia di italiani a un certo punto hanno incominciato a intonare all'unisono l'inno d'Italia. Dopo anni che ci dicono che noi l'Italia la volevamo distruggere, noi l'Italia la stiamo ricostruendo e la stiamo ricostruendo a partire dal suo popolo. Quando abbiamo fatto il contratto di governo ci dicevano che non c'erano parole spese per il Sud.
Abbiamo risposto facendo il ministero per il Sud, perché il Sud in questo momento è indietro rispetto all'Italia e lo dobbiamo riequilibrare. Abbiamo dato il Ministero della Sanità a una siciliana perché lei stessa ha detto ieri davanti a tantissimi italiani che in questo momento la sanità in Italia va a due velocità e il Sud è indietro e allora una siciliana alla sanità. Abbiamo fatto un miracolo tutti insieme e adesso è il momento di farlo anche qui a Messina. Francesco prima diceva appunto giustamente stiamo andando con una lista sola. In tanti ci dicevano come mai andavamo a una lista. Il motivo è semplice, il motivo è che noi non abbiamo voglia di essere ricattati da nessuno una volta che staremo al governo di questa città. Il motivo è che noi, i candidati, i consiglieri comunali, i candidati in primo grado perché si truffavano il gettone di presenza, non li candidiamo. Il motivo è che noi abbiamo selezionato 90 ragazzi che si stanno battendo come dei leoni, si stanno contrapponendo a 1700, ma noi non ne abbiamo nemmeno uno che va in giro con i santini in una mano e con la busta della spesa nell'altra. Noi abbiamo deciso che questa città, insieme a voi, la dobbiamo cambiare in meglio, che i voti dalla mafia non ce ne si compra più. Perché la mafia a noi fa schifo. Niente incensurati. Un sindaco che ha già dimostrato di saper costruire e ricostruire. Ripartiremo da quello che siamo, dalla comunità dei messinesi e andremo a portare avanti dei progetti semplici, all'insegna della semplicità e della semplificazione. Perché se noi renderemo la vita dei messinesi più semplice, non ci sarà più bisogno di andare a chiedere un favore a nessuno. E così il gioco sarà finito per tutti. Quando noi ci proponiamo con un progetto come quello a cui state assistendo, non abbiamo la pretesa di incontrare il favore di tutti. Lo capiamo che a volte su qualche cosa ci può essere del dissenso. Però nella realtà è l'unica offerta politica nuova, perché se guardate bene i nostri competitor, chi hanno alle loro spalle? Hanno a Genovese, hanno a Germanà, hanno a Picciolo, hanno a Dalia. E questa città negli ultimi 30 anni chi l'ha amministrata? Noi o loro? Chi è che l'ha lasciata centinaia di milioni di debiti e senza servizi? Chi ha lasciato le scuole senza mensa, senza servizi, senza pulmini? Chi ha lasciato le strutture sanitarie in condizioni pietose? Tutte queste persone, allora, non facciamoci fregare, soprattutto non facciamoci fregare da chi al Parlamento siciliano c'è stato 15 anni e oggi fa finta di essersi innamorato di Messina, ma che fino a ieri di Messina se n'è sempre fregato. E allora per una volta cerchiamo di non guardare più alla delega. Siamo tutti candidati in questo momento, ognuno di noi può fare la differenza, perché adesso in questo momento ognuno di voi è candidato, perché siete candidati a migliorare il futuro dei vostri figli. Ognuno di noi ha degli amici, dei parenti che sono dovuti andare a cercare un lavoro fuori Messina e tutte queste persone sono sempre andate via dicendo che Messina era una città ingrata. Noi con Gaetano Sciacca e il Movimento 5 Stelle dimostreremo al mondo intero che questa non è una città ingrata. Ingrati sono stati coloro i quali l'hanno amministrata male. Messina è una bella città e i messinesi la sapranno valorizzare. Alziamo la testa. Grazie ad Angelo. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ci siamo lasciati proprio in questa piazza, era il 4 marzo, anzi prima, qualche giorno prima del 4 marzo. Se vi ricordate abbiamo fatto qui il comizio finale con Alessandro Di Battista. C'era tantissima gente anche se era di giorno. E questo calore che vedo questa sera è lo stesso calore che c'era l'ultima volta, ma soprattutto lo stesso calore che abbiamo trovato ieri. Ieri abbiamo festeggiato finalmente la nascita della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini. Ce l'abbiamo fatta, siamo al governo.
È una cosa importantissima, finalmente, dopo anni di opposizione, dopo anni di battaglie, dopo anni di lotte che non riuscivano mai a trovare lo sbocco finale, finalmente siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, cioè la possibilità di dare una migliore qualità di vita ai cittadini. Questo è stato un periodo lunghissimo, sono stati 85 giorni veramente pesanti. E io l'ho vissuto in prima persona, perché ovviamente dal 4 marzo, quando mi avete dato la possibilità di rappresentarvi al Senato come portavoce del Movimento, abbiamo incominciato un cammino che è stato veramente irto di ostacoli. L'avete seguito tutti, perché ho visto che la gente dal 4 marzo ha realmente assimilato quello che era il nostro messaggio. Il messaggio delle elezioni politiche del 4 marzo era: partecipa, scegli, cambia. I cittadini lo hanno seguito, hanno partecipato. Avete visto la grandissima affluenza che c'è stata e il grandissimo riscontro che ha avuto il Movimento alle elezioni nazionali. E questa partecipazione è cresciuta sempre più. Si sono interessate persone alla politica che prima di quel momento non si erano mai interessate. E questo è un dato positivo. È bellissimo che tutti i cittadini adesso abbiano a cuore quello che è il loro futuro, il futuro dei loro figli. E come lo fanno? Lo fanno interessandosi di politica, leggendo, informandosi, seguendo quelle che sono le dinamiche del governo, delle istituzioni. E questo non è una cosa da tutti, questo è il grandissimo merito del Movimento 5 Stelle, che dovete rispettare e trovare veramente la forza e la volontà per continuare in questo grandissimo percorso. Perché ovviamente questo è il cammino che è iniziato il 4 marzo. Siamo riusciti a, come dicevo, con la grande battaglia che è stata posta al Parlamento con i gruppi parlamentari del Movimento, sia alla Camera che al Senato, ma soprattutto con la grandissima forza e determinazione dei nostri capogruppo alla Camera, Giulia Grillo, e al Senato, Danilo Toninelli, e alla grandissima determinazione e tenacia del nostro capo politico Luigi Di Maio, che fra poco ci raggiungerà, e a cui voglio tributare un grandissimo applauso, perché se non fosse stato per lui, per la forza e per la coerenza con cui ha condotto queste trattative, noi non avremmo avuto il governo dei cittadini, noi non avremmo avuto l'inizio della Terza Repubblica. È importantissimo questo passaggio, perché a costo di fare anche un passo di lato, ha preferito mettere davanti il bene dei cittadini, come ha sempre fatto, per far partire questo governo. Quindi, ostacolato da tutti, ostacolato dalla stampa, l'avete visto tutti quanti cosa è successo, abbiamo avuto un'opposizione incredibile da parte di tutti quanti, eravamo abituati, sì, ma in questo modo mai, perché sapevano che saremmo andati dritti allo scopo, sapevano che non ci avrebbero piegato, e così è stato, siamo lì, ora siamo al governo e faremo il bene dei cittadini. E questa forza, questa determinazione ci viene da tutti voi, che ogni giorno ci seguite, che ogni giorno ci dite non mollate, andate avanti, perché sapete che tutto quello che viene fatto dal Movimento, tutto quello che viene fatto dai portavoce è nell'esclusivo interesse dei cittadini. Quelli che erano i punti del nostro programma sono stati tutti rispettati e sono stati tutti riportati nel contratto di governo che è stato stipulato insieme alla Lega per far partire questo governo. E questa è l'ulteriore immagine di coerenza che il Movimento ha voluto dare. Ora siamo in un momento focale. Martedì ci sarà ovviamente la votazione della fiducia al Senato e mercoledì alla Camera. Da qui partiranno tutti i lavori, partiranno le commissioni e ovviamente i lavori si fanno in commissione, per cui potremo finalmente avere il frutto di tanto lavoro, potremo finalmente andare a toccare quei temi che abbiamo proposto in campagna elettorale e che abbiamo inserito nel contratto di governo. La cosa importantissima però che deve accadere adesso è che questo cammino di cambiamento e che questa nuova consapevolezza che hanno i cittadini si tramuti anche in cambiamento a livello locale, perché sappiamo che poi a livello locale è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo essere svincolati a livello locale da quelle che sono le logiche del passato. Se vogliamo che questo cambiamento sia realmente tale, dobbiamo avere le nostre amministrazioni libere da quegli intrecci politico-mafiosi che le hanno fatte andare avanti finora, da quegli interessi personalistici, da quegli interessi di gruppi che vanno a posizionare quei soggetti a capo delle amministrazioni per poi averne un ritorno, un riscontro personale. Quindi l'importante adesso è che ognuno di voi si faccia un esame di coscienza e dica: piuttosto che pensare al piccolo interesse che posso ottenere tramite il mio voto, piuttosto che favorire l'amico, il parente, il cugino, che sicuramente sarà candidato vista la moltitudine
file di candidati. Pensi al futuro di tutti, pensi al bene comune, pensi al futuro delle nuove generazioni, perché siamo in una situazione di non ritorno. Adesso è importante dare la svolta, adesso è importante dare il cambiamento. Quindi dobbiamo approfittare di questa situazione positivissima, dove abbiamo visto che i cittadini si sono resi conto che è necessario cambiare per modificare le cose e per tornare a far vivere questa città. Io da messinese sono veramente triste a vedere questa città che ogni giorno piano piano muore, a vedere ogni giorno negozi che chiudono, giovani che vanno via, e questo sentimento che provo io sono sicura che è un sentimento comune di tutti. E allora fatevi forte di questo sentimento, pensate a queste cose quando sarete nella cabina elettorale e votate il cambiamento, votate il Movimento 5 Stelle, votate Gaetano Sciacca sindaco. Perché Gaetano Sciacca sindaco? Perché Gaetano incarna quelli che sono i principi del movimento. Noi abbiamo scelto una persona competente che realmente può fare quello che dice di fare. È importantissimo ed è quello che è il principio del movimento. Il movimento ha sempre fatto quello che ha detto e ha sempre detto quello che ha fatto. Quindi la trasparenza e la coerenza sono due principi cardine del movimento, e Gaetano nel suo programma farà tutto ciò. Gaetano, con la squadra che ha formato, con i 32 candidati al Consiglio Comunale e con gli altrettanti validi candidati nelle circoscrizioni e presidente di circoscrizione, farà sì che tutto quello che è scritto, i 10 punti del programma, siano rispettati, perché ha la competenza e la capacità per farlo, perché ha la rettitudine per portare avanti un progetto avendo sempre come fine ultimo il benessere dei cittadini messinesi, il benessere di Messina e non l'altro. Quindi importante, giorno 10 andate a votare consapevolmente, scegliete il cambiamento, alzate la testa. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera, scusate la voce, ma grazie, scusate la voce, ma sono a pezzi, ma non potevo mancare un giorno così importante. Poi veramente così tanta gente a Messina durante un comizio io non l'ho mai vista, ve lo dico sinceramente. Gaetano, siamo abbastanza tranquilli, direi, dai. Ieri era a Roma, sul palco, abbiamo festeggiato questo governo 5 Stelle e ricordavo, proprio ieri sul palco ricordavo i primi giorni, incredibile, 2009-2010 vado a trovare questi ragazzi qui a Messina. Non esisteva il Movimento 5 Stelle in provincia di Messina, non esisteva. C'era solo un gruppo qui a Messina che ancora resiste e vi ha portato tutti in piazza, quindi ha lavorato bene in questi anni. E quando sono andato lì mi sono reso conto che dovevo aprirlo anche io il Movimento 5 Stelle a Barcellona Pozzo di Gotto. E ieri ricordavo che i primi banchetti ero totalmente da solo, cioè facevamo i banchetti da soli. Un gazebo, il tavolinetto, i volantini, e nessuno mi capiva. Nessuno riusciva a chiedere, ma che fa questo? Cosa vende? Villa Rosa, cosa mi vendi? No, non vendo niente, vendo un po' di speranza. Ed è quella speranza che abbiamo mantenuto in tutti questi anni che oggi ci ha portato qua. Se non avessimo avuto quella speranza, non l'avessimo mantenuta, non saremmo mai arrivati al governo. Quindi quello che vi dico è di mantenerla questa speranza. E questa speranza solo una persona libera, totalmente libera, che è stata fuori dalle istituzioni in tutti questi anni, come Sciacca, può portarla qui a Messina. Io sono di Barcellona, quindi il territorio lo conosco abbastanza bene. Sapete che abbiamo scelto un ministro siciliano, qualcuno prima lo ricordava, un ministro della salute siciliano. Sapete che anche a Messina i problemi che abbiamo avuto, che avete avuto, col Papardo, con tutta la rete ospedaliera, da noi Barcellona, Milazzo, sono problemi che andremo a risolvere piano piano. Perché? Perché noi ce l'abbiamo quella speranza, ancora ce l'abbiamo. E quando ci dicevano che non ce l'avremmo mai fatta ad andare al governo, noi ce l'abbiamo fatta. E ora ci dicono che noi questo paese non lo cambieremo mai, e noi invece lo cambieremo questo paese. Proprio perché è quella speranza che ti dà la forza, è come quei giorni in cui mi svegliavo e dicevo, ma vado a fare il banchetto da solo. Ma perché vado? Cioè, non mi capisce nessuno, gli dicevo, Movimento 5 Stelle, cos'è il Movimento 5 Stelle? E gli devo dire, Beppe Grillo, Beppe Grillo. Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ok, Beppe Grillo. È stato difficile, è stata dura, ma la tenacia ci ha portato fino a questo punto. E ora siamo al governo del paese. E cosa mi è parso di capire, di vedere già in questo nuovo governo? Cos'è che ho visto? Dov'è il cambiamento? Dove l'ho visto il cambiamento? Vi racconto già il primo passaggio che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio.
il nostro presidente Conte. Glielo vogliamo fare un applauso a Conte? Ma se lo merita per un semplice motivo. Mi hanno fatto sicuramente venire il crepacuore perché mi hanno telefonato alle 6 del pomeriggio per dirmi che il presidente incaricato, Conte, voleva fare una cosa innovativa. E il governo del cambiamento, facciamo immediatamente una cosa innovativa. E allora il giorno dopo che viene dato l'incarico, di solito il presidente del Consiglio fa una cosa, incontra le altre forze politiche. Quindi va a incontrare tutte le forze politiche e inizia a discutere sul programma, su quello che vorrebbe fare nel paese. Sapete cosa mi ha detto Conte? Io voglio mettere sullo stesso piano le forze politiche parlamentari e i cittadini, perché i cittadini sono sullo stesso identico piano, non sono dei sudditi. E allora io il giorno che voglio, che devo incontrare le forze politiche, voglio incontrare qualcuno che ha sofferto. Voglio immediatamente toccare con mano il primo problema, uno dei più grossi problemi che ci sono stati in questi 5 anni. E mi ha chiesto di incontrare i risparmiatori. E mi ha detto, ma non voglio incontrare le associazioni, voglio incontrare proprio i risparmiatori. Chi ha perso i soldi? Sapete che in Italia ci sono state 4 banche che facevano le furbe, non lo sapete, vero? Non si è sentito, è un problema che ci... In una notte... Si dovrebbero, non si vergognano, allora li facciamo vergognare noi al governo, non ti preoccupare, gli tiriamo fuori tutto. Ebbene, queste 4 banche hanno fatto quello che hanno voluto e a un certo punto hanno utilizzato i soldi dei risparmiatori, poi sono andate su altre 2 banche, Veneto e Vicenza, hanno fatto investire i cittadini. Io ancora non mi posso dimenticare, ragazzi, veramente c'ho un'immagine indimenticabile, perché triste, molto triste, perché ne ho incontrati tanti di questi risparmiatori. Voi pensate che siano solo soldi? Non è una questione di soldi, è una questione di risparmi, di una vita, di genitori che magari hanno venduto una casa per dare la speranza di vita al figlio, per farlo iscrivere all'università, per dargli una possibilità. Non è una questione di soldi, è una questione di sudore, di lacrime, di anni di sudore e di lacrime. Ebbene, questi risparmiatori, ce n'è una in particolare, una signora, che mi ha detto, guardi, io non sono uno speculatore, perché sono stati presi per speculatori, sono stati chiamati investitori, loro sono degli investitori, degli speculatori, hanno investito, volevano guadagnare, hanno fatto bene a perdere. Questo era il primo messaggio che avevano dato ai cittadini. Questa signora mi disse, io non ho mai messo piede in banca, mai, me la ricordo come se fosse ieri la scena, mai messo piede in banca, è morto mio marito, è morto il marito, quindi pensate anche la tristezza del momento, ha preso 60.000 euro dall'assicurazione, è andata in banca, non essendo mai stata in banca non sapeva cosa fare, non tenerli a casa per sicurezza, è andata in banca, gliele hanno fatto investire nelle obbligazioni, dopo 6 mesi non aveva più nulla, più nulla, ed era con le lacrime agli occhi. E io, questa sarà la prima signora che andrò a vedere quando quel fondo da 100 milioni noi lo porteremo a 1 miliardo, perché è questo quello che faremo. Noi li metteremo tutti in galera, perché riformeremo le norme penali per questi reati. E questo è stato il primo gesto di Conte. Conte, il primo passaggio che ha fatto, ha messo sullo stesso piano i cittadini, un gesto delicatissimo, di un'importanza incredibile. Lo stesso giorno ha incontrato 4 risparmiatori che avevano perso tutto e rappresentavano gli altri risparmiatori. E quindi ieri raccontavo come mai ho avuto un momento di confusione durante questi 90 giorni. Questi 90 giorni ho avuto un momento di confusione quando a un certo punto il Presidente della Repubblica, non facciamo polemica, non voglio fare polemica, ma il Presidente della Repubblica, dopo una situazione del genere, dopo aver rappresentato una delicatezza del genere, viene fuori dicendo che il problema era che il Ministro dell'Economia poteva mettere in rischio i risparmi dei cittadini italiani. Ma come Conte incontra i risparmiatori e i risparmi? E il problema è che noi vogliamo mettere a rischio i risparmi dei cittadini italiani. E allora la preoccupazione del Presidente non era tanto il nostro Ministro dell'Economia, ma era questo famoso spread. Questo spread che all'improvviso sale e decide la nostra vita. I mercati vanno male e allora noi dobbiamo fare la Fornero. I mercati vanno male e dobbiamo prendere soldi dal conto corrente dei cittadini italiani. I mercati vanno male? No. Noi dobbiamo ascoltare i cittadini.
sono i cittadini che noi rappresentiamo, noi non rappresentiamo i mercati, siamo stati votati dai cittadini in questi anni, quindi sono il benessere dei cittadini, i bisogni dei cittadini che dobbiamo ascoltare. Perché vi ricordate 8 luglio, 8, 9 luglio, 9, 10 luglio, quando Amato all'improvviso entrò nei nostri conti correnti e ci rubò i soldi sudati da una vita? Perché? Perché a un certo punto i mercati, i tassi, il tasso ufficiale di sconto nel 93 schizzava, perché noi volevamo uscire dallo SME, dal sistema monetario europeo. E allora in quel momento sono andati dagli italiani a dire: i mercati stanno andando male, dobbiamo prendere i soldi dai cittadini. Era il 2011, lo spread schizza, ve lo ricordate il 2011? Berlusconi lascia il governo, arriva Monti, arriva la Fornero e piange. Ve le ricordate le lacrime della Fornero? Indimenticabile. Ebbene, la cancelleremo la Fornero, forse questo non l'avete sentito, ma la cancelleremo la Fornero. Immediatamente, quota 100 e quota 41. Così come introdurremo il reddito di cittadinanza, che non si poteva fare e che da noi è fondamentale. Perché se io domani mattina mi alzo in Sicilia e vado a cercare un lavoro non lo trovo. Se qualcuno non mi aiuta, io un lavoro non lo trovo. E se sono un giovane che voglio investire, vado in banca, la banca mi chiude le porte, non mi fa neanche entrare. E allora, oltre al reddito di cittadinanza, la banca pubblica degli investimenti servirà a questo, a dare la possibilità a chi oggi in banca non può entrare, ha un progetto, è buono, è valido, e allora deve avere lo Stato alle spalle che l'aiuta a portarlo avanti. È molto semplice. Volevo solo chiedervi l'ultima cosa, avete sentito Fassino per ora, ha detto qualcosa? No, volevo sapere se ha detto se non facevamo nulla al governo, perché mi sto aspettando questa sua prossima dichiarazione. Ora vi passo Giovanni Currò, un mio collega in Commissione Finanze, un ragazzo veramente in gamba che ho potuto conoscere in questi giorni, e vi ricordo l'ultima cosa. Ci sono le elezioni, giusto a Messina? Alla fine lasciamo la parola a tutti. E ricordatevi un solo nome, Sciacca. Ciao a tutti. Ciao Messina! Ma che portavoce avete letto qua. Siete stati fantastici. Avete visto che ragazzi che ci sono qui? Io sono Giovanni Currò, sono nato a Messina e sono stato eletto a Como Lecco Sondrio. Sono figlio di quella generazione che è dovuta emigrare per cercare fortuna. Ognuno di noi qui ha un parente che è dovuto emigrare per cercare fortuna. Io sono l'esempio che la possibilità c'è in questo paese, grazie al Movimento 5 Stelle, di dare opportunità ai giovani di essere eletti. Anche se non si conosce nessuno. Adesso state sentendo un po' di distrazione perché è arrivato Luisi. Fate un applauso che sta arrivando. E grazie a voi che tutto questo si è creato. Fatevelo voi l'applauso, fatevelo voi! Signori, io nei vostri occhi vedo che c'è aria e voglia di cambiamento. C'è la possibilità di cambiare anche in questa città. Domenica andate a votare Gaetano Sciacca e il Movimento 5 Stelle. Grazie, vi saluto. Ciao. Buonasera a tutti ragazzi, ciao Messina, siete fantastici, è un'emozione meravigliosa guardarvi da qua perché è sterminato questa distesa e questo sentiamo il grande affetto e tutto il vostro calore. Allora, Gianluigi è qui con noi, aspettiamo anche Giancarlo Cancelleri e il nostro candidato sindaco Gaetano Sciacca è qui alle nostre spalle. E prendetevelo questo applauso perché ce lo meritiamo, è per noi questo applauso. Io voglio soltanto lasciarvi una riflessione su quanto voi, noi cittadini, siamo importanti.
siamo importanti perché il voto, il nostro voto, giorno 10 giugno, il nostro voto farà la differenza, sarà una scelta. Come scegliamo le cose che ci servono, le cose che riguardano la nostra vita, scegliamo il medico, scegliamo la scuola per i nostri figli, scegliamo le persone con cui vogliamo stare bene e gli amici. Il giorno 10 di giugno per Messina scegliete il meglio, scegliete la discontinuità, scegliete cambiamo col passato. Abbiamo fatto già la svolta, il 4 di marzo già l'Italia ha scelto il governo del cambiamento. Bene, tutto questo noi dobbiamo farlo qua. E io sono sicura che Messina, ce lo auguriamo e stringiamo forte, incrociamo le dita, diventerà la terza città metropolitana che avrà un sindaco a 5 stelle. Ciao a tutti! Gaetano, a te. Grazie, grazie Valentina, ma grazie a voi, ai miei concittadini. Fatemi godere di questo spettacolo, fatemi guardare a uno perché devo alimentarmi del vostro calore. Grazie. Come vi sentite la mattina quando vi svegliate? Cosa pensate quando andate al lavoro per chi ce l'ha? Qual è il sentimento che vi prende nel momento in cui vedete questa città com'è ridotta? E quando pensate ai nostri figli, i miei figli sono stati in Australia e anni che vivono in Danimarca, a Copenaghen, e mi mancano. E sono convinto che anche i vostri figli vi mancano. E pensare che quella politica carnefice che ha costretto ai nostri figli ad andare fuori, oggi si ripresenta con un altro vestitino, con una nuova verginità, pensando che la gente sia stupida e non sappia che dietro quel vestitino cambiato c'è sempre quella vecchia politica, quella politica che ha causato la città in questo stato. E allora è venuto il momento di dire basta, vogliamo il cambiamento, alziamo la testa. Sapete che abbiamo fatto un programma bello perché è il vostro programma, l'abbiamo fatto in mezzo alla gente, raccogliendo le vostre istanze. Abbiamo messo in questo programma la fattibilità, la concretezza. Abbiamo parlato di una precondizione che è la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo messo le tante piccole opere, a differenza di altri che mettevano opere di distrazione di massa, mettevano opere irrealizzabili, ben sapendo che non sono sostenibili né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista economico. Abbiamo messo quelle opere di decoro urbano che la gente ci ha indicato, fatto di buche, di scerbatura non fatta, di deratizzazione, di tante cose che la città ci chiede. Abbiamo messo i villaggi che devono diventare le nuove centralità. E poi la rigenerazione urbana, che significa dare impulso e linfa all'edilizia, un'edilizia però sostenibile, un'edilizia fatta non di aggressione alle colline, ma di rispetto della natura e rispetto di quelle che sono le nostre peculiarità e la nostra ricchezza, che è la ricchezza che fa di Messina unica nel suo genere, perché il patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico di questa città la fa unica a livello mondiale. E abbiamo l'obbligo di mettere a reddito la nostra città, far conoscere al mondo intero quanto è bella la nostra città. Abbiamo bisogno dei giovani e dobbiamo non solo bloccare l'emorragia dei giovani, ma dobbiamo attirare i giovani. E per attirare i giovani dobbiamo far capire che Messina, con le sue criticità idrogeologiche, ambientali, con la sua linea di costa anche a volte mortificata, può rappresentare una grande ricchezza.
mettere a reddito i numerosi, enormi beni dei maniali comunali, che vuol dire che nel momento in cui noi abbiamo dalla casa del portuale ai silos o il mercato ittico un gruppo di immobili così importanti frontisti al mare, pensare che quei beni sono da anni inutilizzati, duole il cuore pensando che gli stessi beni devono essere dati alla cittadinanza, ai giovani, per poter fare attività economiche. E allora lotta agli sprechi, che vuol dire ridurre anche lo stipendio da sindaco oltre a eliminare quello da dirigente. Lotta agli sprechi significa eliminare i fitti passivi. In questo momento il comune paga 1.300.000 euro di fitti passivi a fronte dell'enorme patrimonio comunale che abbiamo inutilizzato. Significa investire nell'energia, significa ridurre gli impianti, fare impianti energetici per poter abbattere la bolletta energetica. E allora, se noi saremo capaci di individuare quella vecchia politica che ora si vuole ripresentare sotto mentite spoglie, avremo già vinto. Mi raccomando, alziamo la testa e diciamo basta a quella politica. Abbiamo nella nostra città tre criticità: ambientale, infrastrutturale e legata al lavoro. Ambientale, un attimo, ora parliamo. Ambientale significa che i nostri corsi d'acqua sono stati violentati, la linea di costa è in forte difficoltà ambientale perché è continuamente in arretramento e minaccia le abitazioni e le infrastrutture. Abbiamo l'aspetto legato alle infrastrutture minori che sono in grande difficoltà anche questa, perché ci sono popolazioni, borghi che non possono neanche essere raggiunti. Basta citare l'esempio della località San Michele o a Galati Sant'Anna, dove la gente deve guadare il torrente per andare a casa. E abbiamo il problema del lavoro. Sapete quanto noi ci teniamo e abbiamo puntato sul lavoro, perché sul lavoro ci giochiamo tutto. E allora questi tre aspetti fondamentali, queste tre criticità, oggi abbiamo tre ministri, quello all'ambiente, quello alle infrastrutture e quello al lavoro, che sono del Movimento 5 Stelle. Guai a perdere questa grande opportunità. Alziamo la testa e votiamo Movimento 5 Stelle Gaetano Sciacca. Grazie. Luigi Di Maio, il nostro vice premier. Buonasera! Grazie di essere qui. Grazie a tutti, davvero. Siete bellissimi, è una piazza incredibile. Siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. E vi ringrazio perché è un momento molto importante questo, per due ragioni. La prima, voglio iniziare con qualche buona notizia. Ci sono voluti 85 giorni circa per fare questo governo, ma credo che l'abbiamo fatto bene. Per esempio, non ci sono né condannati né inquisiti, e questa è una unicità dal 1994. Iniziamo da questo. E la seconda cosa importante è che durante questi 85 giorni, mentre cercavamo di fare il governo e quindi portavamo avanti le trattative, alla Camera dei Deputati il nostro presidente Roberto Fico lavorava in una delibera storica che nelle prossime settimane, visto che è pronta, potrà essere approvata, e cioè dopo 30 anni il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Finalmente! Poi voglio dirvi un'altra cosa, c'è tanto da fare in Italia, quindi non ci dobbiamo assolutamente accontentare, anzi io vi chiedo una cosa, qualora dovessi tornare in queste piazze a dirvi che stiamo lavorando bene e l'Italia sta meglio perché qualche indice sale, mi dovete rimproverare. Se io vengo a dirvi che i cittadini stanno meglio perché sale l'indice di occupazione giovanile, mi dovete rimproverare, perché lì dentro non c'è l'occupazione giovanile, in quell'indice molto spesso c'è lo sfruttamento giovanile, ci sono contratti a una settimana, a un giorno,
c'erano i voucher, c'era di tutto lì dentro. Come quando si dice l'Italia va meglio perché il PIL sale per tante ragioni, tra l'altro con disparità territoriali, nel senso che ci sono due o tre regioni che tirano il PIL di tutta l'Italia. Quindi non vengo a fare alcun tipo di proclama per dirvi le cose già vanno meglio perché tagliamo i vitalizi. Anzi, io vi chiedo una cosa, perché è quello che voglio fare, magari sarò un illuso, ma è la nostra grande ambizione di governo. Non è venirvi a dire state meglio perché i nostri indici lo dicono, ma le piazze che dovremo continuare a riempire così servono per chiedervi come state. Perché il nostro grande obiettivo è fare in modo che al di là degli indici, la mattina vi svegliate e vi dite davanti allo specchio: io sto meglio non perché me lo dice un numero, ma perché mio figlio sorride perché ha trovato lavoro, mio nonno ha una pensione più dignitosa, mio padre non ha più tre lavori ma uno solo, o lo ha trovato dopo averlo perso. Questo è un concetto importante, se no facciamo come tutti gli altri. Tutti ci dicono che le cose vanno meglio, anche l'ultimo indice di occupazione dice che le cose vanno ancora meglio. Ma com'è che io quando giro nelle nostre regioni continuo a trovare gente disperata? Perché quegli indici significano ben poco oggi. Il PIL, l'indice di occupazione giovanile. Io voglio migliorare la qualità della vita, che significa rendervi più felici, al di là dei numeri, al di là di quello che dice il TG, al di là di quello che dicono i giornali. E si comincia con dei piccoli passi. Ieri era un giorno festivo, ma io ho chiesto ugualmente di aprire il mio ministero. Questa è la mia prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico della Repubblica Italiana. Ho chiesto di aprirlo e di incontrare un piccolo staff di persone che mi spiegasse già come ci potevamo mettere al lavoro. Poi mi sono ricordato di una promessa che ho fatto, che unisce il nord e il sud. È un imprenditore del nord, si chiama Sergio Bramini, che aveva fatto dei lavori qui in provincia di Ragusa con la sua azienda. Lo Stato non lo ha pagato, gli doveva centinaia di migliaia di euro e non pagandolo lo ha costretto a fallire perché non riusciva più a pagare gli stipendi, i macchinari, gli operai, i contributi, il proprio stipendio. Ma non solo lo Stato lo ha fatto fallire senza pagarlo, nonostante lui dovesse avere dei soldi, milioni di euro dallo Stato, ma addirittura dopo anni lo Stato gli è andato anche a pignorare la casa perché lui non aveva più i soldi neanche per pagare le tasse. Io sono stato a casa sua un giorno prima che gliela pignorassero e gli ho detto: Sergio, io non lo so se ci riesco a salvarti la casa, perché questo è successo 15 giorni fa, ma ti prometto una cosa, che se andiamo al governo tu vieni con noi e scriviamo una legge per salvare tutti quelli come te a cui la casa non l'hanno tolta. Tutti quelli come te a cui lo Stato deve dei soldi. E così da ieri, non da domani, Sergio Bramini è un consulente esperto del Ministero dello Sviluppo Economico e ci aiuterà a salvare imprenditori, commercianti, professionisti, tante persone con ditte individuali, tanta gente che fa girare il nostro paese, perché se vogliamo creare lavoro dobbiamo lasciare in pace le imprese e se vogliamo creare lavoro dobbiamo formare chi non ha il lavoro per quei lavori che servono alle imprese. Ed è per questo che ho chiesto il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del lavoro, perché le due cose non sono separate. Uno si occupa principalmente di chi dà lavoro, lo sviluppo economico, e un altro si occupa principalmente dei dipendenti, di coloro che lavorano all'interno per esempio di un'azienda, ma non solo. Ma queste due cose sono collegate, perché se ci pensate, se vogliamo creare lavoro, prima di tutto dobbiamo eliminare un'umiliazione e farla diventare un'occasione, che sono i centri per l'impiego, che vanno rifondati, perché oggi sono un'umiliazione per chi cerca lavoro, giovane o meno giovane. Qualcuno dirà: ma non è una competenza dello Stato centrale, è anche una competenza delle regioni. Benissimo, io ho intenzione di riunire tutti gli assessori al lavoro di tutte le regioni italiane, ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo come far funzionare il centro per l'impiego. Quando io vado lì
devo dire chi sono, cosa so fare, cosa non so fare, e loro mi devono offrire un percorso per formarmi lavorativamente, al termine del quale mi propongono un lavoro. Se lo accetto, bene, se non lo accetto, problemi miei. Poi c'è chi un lavoro ce l'ha, ma è senza dignità, se ci pensate, perché lavoro può significare tante cose, a volte sono un contratto a una settimana, un contratto a un giorno. Ci sono questi ragazzi, i riders, che sono quelli in bici che portano le pietanze a casa la sera, a cena, a casa delle persone o a pranzo. Quelli vengono sottopagati molto spesso, chiedono diritti e fanno parte di una nuova generazione di lavori che sono in competizione molto spesso con dei software, non con altre persone. Quelli sono il simbolo di una generazione di giovani che quando trova lavoro, più che lavorare, passa il tempo a fare delle cose e ne prende una piccola mancia da quello che guadagna, niente di più. Io domani mattina al Ministero del Lavoro ho convocato i rappresentanti di questi ragazzi, ci metteremo al lavoro per dare diritti a chi lavora tra i giovani e oggi non ne ha, non ha neanche un contratto collettivo, non ha niente, non ha niente. Lavoro a Cottimo, siamo tornati al lavoro a Cottimo. Poi c'è chi invece un lavoro ce l'aveva e lo ha perso, i cinquantenni, i sessantenni. Quello è un lavoro, quello è un momento complicato della vita, in cui i centri per l'impiego ancora di più devono funzionare. Ma mentre io ti propongo di formarti per un lavoro che serve a me Stato, ti devo dare un reddito, che si chiama reddito di cittadinanza. Ma intanto che tu ti formi per quel lavoro, hai dei doveri nei confronti dello Stato. Non è che prendi soldi per startene sul divano, come l'abbiamo visto in tante volte, in tante forme. Per carità, io sono campano, voi siciliani, quindi conosciamo tante distorsioni. Non solo ti devi formare per i lavori che ti dico io mentre ti do il reddito, ma devi dare 8 ore gratis di lavoro pubblico al tuo comune per far risparmiare al sindaco i soldi dei lavori pubblici. Così tutti voi potete pagare meno tasse comunali. E poi c'è chi invece ha lavorato una vita e vorrebbe andare in pensione, non ci riesce. Quanti ce ne sono qui che hanno lavorato una vita? Guardate quante mani alzate. Tutte vittime della legge Fornero, vittime di leggi che sono state create per ridurre il debito pubblico continua a salire e ci hanno tagliato le pensioni o il diritto ad andare in pensione perché dovevamo migliorare le condizioni economiche del paese e il debito continua a segnare record, quindi neanche la soddisfazione di dire vabbè non sono andato in pensione ma almeno ho ridotto il debito pubblico, non è neanche così. Beh, sempre questo ministero, il Ministero del Lavoro, ha la materia delle pensioni con cui possiamo superare la legge Fornero e finalmente fare una quota 100 per mandare in pensione chi ha lavorato una vita e lasciare spazio ai giovani. Poi ovviamente, come vi ho detto, il lavoro si crea con le imprese. E che cosa dobbiamo fare per gli imprenditori? Una riforma fiscale sicuramente, ma soprattutto li dobbiamo lasciare in pace. Questo è un concetto importante. Perché se tu metti per 100 giorni all'anno un imprenditore a fare scartoffie per lo Stato, poi non ti puoi lamentare della produttività delle imprese italiane, perché passano il tempo a lavorare per lo Stato, non a lavorare per creare nuovi posti di lavoro, per creare sviluppo economico. Ed è per questo che tra le 400 leggi da abolire su cui ci eravamo impegnati durante la campagna elettorale, ce ne sono sicuramente 4 che dobbiamo abolire il prima possibile. Spesometro, redditometro, split payment e studi di settore, li dobbiamo eliminare il prima possibile per lasciare a professionisti e imprenditori la libertà di essere persone oneste senza essere perseguitate dallo Stato. Perché la vera assurdità è che si sono fatte leggi per perseguire gli evasori e alla fine si stanno perseguitando quelli che le tasse le hanno sempre pagate in Italia. E questa è una vecchia storia del nostro paese. Io sono orgoglioso di questo governo per 2 ragioni. Una, perché ci attaccano tutti. E vedendo i volti e vedendo le testate che ci attaccano, io sono ancora più motivato ad andare avanti. Sempre di più.
E vorrei spiegare anche a chi ci attacca in maniera scomposta, ci hanno detto di tutto in questi 80 giorni, di tutto, che più i media ci attaccano, più le piazze si riempiono, perché queste persone da qualche parte devono sapere qual è la verità sul Movimento 5 Stelle. Vengono qui, dopo ci incontriamo, parliamo un po', ci scambiamo qualche informazione dal vivo, senza intermediari. Però c'è un'altra cosa che mi motiva ad andare avanti, è il fatto che abbiamo cambiato il metodo con cui si fa un governo, perché ci abbiamo messo un po'. Ci abbiamo messo un po' perché dal 5 marzo, appreso il fatto che non avevamo i voti per governare da soli, abbiamo detto agli altri: non è che venite da noi per formare un governo in base al numero di ministeri che vi diamo, in base al numero di ministeri che ci date. Non vogliamo questo. Noi vogliamo impegnarvi davanti agli italiani con un contratto di governo, mettendo nero su bianco quello che vogliamo fare per i cittadini. Prima viene il cosa, poi viene il chi. Negli anni invece i governi si facevano in 2 settimane, perché bastava accordarsi su a chi andava il Ministero dell'Interno, a chi il Ministero dell'Economia, a chi la Presidenza del Consiglio, e i cittadini arrivederci e grazie. Pensateci. È la prima volta nella storia della Repubblica che due forze politiche si siedono intorno ad un tavolo e parlano tra di loro per stabilire le priorità di un governo che mette insieme due forze. E questo abbiamo fatto. Ci sono tante cose che tra noi e loro ci vedono in disaccordo, ce ne sono alcune che invece ci vedono d'accordo. Che cosa abbiamo fatto? Le abbiamo scritte. E ne è uscito lavoro per oltre 5 anni, è uscito il superamento della buona scuola, è uscito l'abolizione della legge Fornero, è uscito l'abolizione della burocrazia, gli studi di settore, quello che avevo detto, ne è venuto fuori rifiuti zero, ne è venuto fuori green economy, ne è venuta fuori la nostra prima stella, l'acqua pubblica è nel contratto di governo. Ne è venuta fuori l'abolizione dei vitalizi e delle pensioni d'oro, la revisione totale di voli di Stato, auto blu e scorte inutili. Ne è venuto fuori di tutto. Abbiamo scoperto che andavamo d'accordo su dei punti, ma non è una dichiarazione di intenti, perché questo governo si forma intorno a quel contratto e voi avete la mia parola che finché si faranno le cose in quel contratto il governo va avanti. Ma se scopriremo che o non ce le vogliono far fare o qualcuno non le vuole fare, e allora l'esperienza finisce, perché noi vi dobbiamo dare conto. Però vi posso dire anche un'altra cosa, che a questo tavolo devo riconoscere anche all'altra forza politica il fatto che nessuno mi abbia chiesto in queste settimane: togli questa cosa perché abbiamo una lobby che ci favorisce e non la possiamo fare, togli quest'altra perché al nostro alleato non va bene. Guardate che lì all'interno di quel contratto si è lavorato sempre al rialzo e mai al ribasso, e in quel contratto sulla parte giustizia ci sono tutte le leggi anticorruzione e il conflitto di interessi, quindi andatela a dire a tutti quelli che dicono che siamo schiavi di Berlusconi. Lì dentro c'è tutto quello che dovevamo mettere del nostro programma. E io personalmente non ho potuto rispettare l'impegno che avevo preso con voi, e cioè di far diventare Presidente del Consiglio il candidato Premier del Movimento 5 Stelle che ero io, ma sono orgoglioso del fatto di aver portato al governo il nostro vero leader, il programma, che è il nostro vero leader e che è quello che ci deve guidare in ogni cosa che facciamo. È la nostra grande occasione che abbiamo. Come vi dicevano prima, al Movimento 5 Stelle è andato il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente, dei Beni Culturali e del Turismo. C'è da lavorare per anni con questi ministeri, c'è la salute con Giulia Grillo, c'è la giustizia con Alfonso Bonafede, che sono vostri conterranei, sono tutte persone che lavoreranno notte e giorno, per come li conosco, per mettere a posto le cose. Prima qualcuno qui diceva meritocrazia, merito, merito. Che cos'è il merito? Il merito
È un paese in cui il cittadino onesto, che si vede superare da uno disonesto, non si senta più un fesso e quello si sente il furbo. Semmai è il contrario, quello che è disonesto deve essere emarginato dalla società e quello che è onesto deve essere premiato. E per fare questo dobbiamo fare le leggi anticorruzione. E non c'è tanto da fare su quello. Ci sono un paio di cose da fare che sono nel contratto. Uno, il DASPO per i corrotti. Se tu sei un politico o un burocrate preso con le mani in pasta, tu la pubblica amministrazione non la vedi mai più. Non ci puoi mai più lavorare, non ti puoi mai più fare leggere. Secondo, una cosa che quando andavo negli Stati Uniti per le visite, per gli incontri, anche quelli istituzionali, mi deridevano sempre, perché io dicevo, in Italia abbiamo un alto livello di corruzione, la vogliamo combattere aumentando le pene per i corrotti. E loro mi dicevano, va bene, ma li dovete prima prendere, perché potete portare pure l'ergastolo, ma se non li prendete, non li potrete mai mettere in galera. E io dicevo, vabbè, ma come fate? Noi abbiamo le migliori forze di polizia in Europa, sono degli investigatori, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, sono tutte persone che io ringrazio per il lavoro che fanno ogni giorno e li ringrazio veramente. E sicuramente dimentico qualche corpo, me ne scusino. Ma loro fanno una cosa molto semplice, che si chiama agente provocatore. Quando si insedia un sindaco o si insedia un governatore, loro mandano un agente sotto copertura con una bustarella da quel signore. Se quello prende la bustarella è un corrotto, se non la prende è un onesto. Voi direte, ma quanti poliziotti servono per fare questa operazione? È la domanda che ho fatto io. E loro mi hanno detto, no guarda, basta una settimana di questa cosa che esce sui giornali e nessuno prenderà più bustarelle perché non sanno più se è un agente o un corruttore. Ci sono dei metodi, però è chiaro che queste leggi non le ha mai fatte una classe politica che aveva paura poi di farsi beccare dalla gente sotto copertura. E questo è stato il problema di tutti questi anni. Sono punti nel contratto che possiamo realizzare a costo zero e che ci daranno la possibilità di ristabilire un po' di merito. Poi, per carità, il merito si afferma con la cultura ed è per questo che dobbiamo rimettere a posto la scuola, dobbiamo rimettere a posto i servizi essenziali. C'è una cosa nel contratto che mi piace tanto, l'ho ripetuta per anni e talmente delle volte che l'ho ripetuta è entrata nel programma di governo e Giulia Grillo potrà realizzarla, e cioè togliere la discrezionalità ai politici di nominare i vertici delle ASP, i vertici degli ospedali, i vertici delle ASL. Non è un concetto da poco, perché io voglio andarmi a curare in un ospedale dove chi sta a capo deve ringraziare il proprio curriculum e non un politico per stare lì. Questo è un concetto che rivoluziona la sanità italiana, rivoluziona il modo di gestire gli ospedali e di sprecare soldi, perché se ne sprecano tanti nella sanità, molti se ne sono tagliati e tanti se ne sono sprecati. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Vi posso dire che io ce la metterò tutta come tutto il Movimento 5 Stelle. Ci abbiamo creduto tanto nell'andare al governo. In questi giorni, soprattutto gli ultimi, sembrava tutto perduto. Sembrava che fosse finito tutto. E quante volte sembrava che fosse finito tutto? Perché è stato altalenante, è stato come stare sulle montagne russe. E sembrava sempre che volessero farci fuori dal governo, perché lo volevano. In qualche modo si sono mossi dei poteri, si sono mossi i partiti, quelli lì che oggi stanno all'opposizione, che criticano il nostro contratto di governo. Loro possono criticare il nostro contratto di governo perché l'abbiamo fatto pubblicamente in trasparenza, anche le bozze facevamo uscire. Noi non abbiamo mai avuto il piacere di poter criticare il contratto del patto del Nazareno perché non abbiamo mai saputo nulla di che cosa c'era scritto lì dentro. E non sarà un caso che proprio quelle forze politiche che fecero il patto del Nazareno stanno all'opposizione oggi e quelle che non lo fecero stanno al governo della nazione. Sarà un caso questa cosa qui? Non credo. Credo che alla fine
essere persone corrette paghi. A lungo andare, perché l'abbiamo fatto 10 anni fa il movimento. E prima del movimento c'erano le liste civiche. Nel 2005 sono nati i meetup. È stato un lungo percorso. Nessuno può pensare che possano cambiare le cose dall'oggi al domani. E se ci pensate, oggi siamo solo ai blocchi di partenza. Cioè, finalmente ci hanno fatto partire. Anzi, ci hanno fatto schierare. Perché domani molti dei ministri andranno a prendere servizio nei loro ministeri e cominceranno a cambiare qualche vertice. Io cambierò qualche vertice del ministero. Dobbiamo creare discontinuità, dobbiamo cominciare un po' a creare discontinuità col passato, con quelli che hanno governato, con quelli che hanno nominato le persone lì. Però alla fine, in questi giorni, mi è stata rivolta una domanda più volte: ma non è che Salvini ti sta fregando? Non è che quello ti sta fregando? E io rispondevo sempre: io non lo so se mi sta fregando, ma preferisco personalmente passare sempre per una brava persona piuttosto per quello che frega la gente. E credo che questo concetto alla fine abbia sempre pagato per il Movimento 5 Stelle. E quel governo che è nato col giuramento dell'altro ieri dimostra anche che non ci stavamo fregando e che non ci stavano fregando. Era solo una questione di mettere insieme bene questa squadra. E oggi abbiamo una squadra con un ministro dell'economia, un ministro degli esteri, un ministro degli affari dell'Unione Europea e il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che andranno in Europa nelle prossime settimane a ricontrattare i fondi che ci spettano, perché ricordiamoci sempre che questo è un paese che dà 20 miliardi di euro all'Unione Europea e ne vede rientrare poco più di 10, quindi ne diamo più di quelli che rientrano. Ma se ci vengono a dire che nei prossimi 7 anni ci tagliano soldi sull'agricoltura e sul fondo sociale, che significa anche quello da cui attingeremo per il reddito di cittadinanza, e allora non è un'Europa solidale, perché due sono le cose: o si stanno spostando quei soldi verso altri stati, o si sta credendo erroneamente a quei dati di cui vi parlavo prima, per cui qualcuno dice che l'Italia sta andando meglio. Alcune regioni stanno andando meglio, mentre altre stanno andando ancora peggio di come stavano. E questa è una considerazione che dobbiamo fare. E in questo governo torna il Ministero per il Sud, che si dovrà occupare di una parte del paese dimenticata e abbandonata, con Barbara Lezzi, che è il Ministro per il Sud della Repubblica Italiana. Nella squadra di governo c'è anche un ministro che non esiste nel resto del mondo. Si chiama Ministro per la Democrazia Diretta, si chiama Riccardo Fraccaro, è un nostro parlamentare con cui ho lavorato per tanti anni. Il Ministro della Democrazia Diretta ha una funzione che è la funzione principe per cui è nato il Movimento 5 Stelle. Noi non siamo nati per entrare nei ministeri e impadronirci del potere al posto di quelli di prima. Noi siamo entrati nei ministeri per restituirvi il potere. E non è retorica. Noi abbiamo sempre parlato dall'inizio di democrazia diretta e partecipata. Che cosa significa? Andate a vedere alla voce riforme nel contratto. Prima di tutto c'è una sforbiciata al numero di parlamentari. Se permettete, facciamo un taglietto al numero di parlamentari, che sono anche troppi. Secondo, c'è l'abolizione del quorum ai referendum, cioè deve contare chi va a votare, non deve contare chi se ne sta a casa, come è stato in tutti questi anni in cui non si raggiungeva il quorum. Andavamo a votare e aveva deciso per noi quello che se n'era stato al mare o a casa. Perché? Perché la politica gli diceva andate al mare, oppure nascondeva il fatto che si votava quel giorno. E secondo, c'è il referendum propositivo senza quorum. Che significa? Che non dobbiamo andare a votare ai referendum solo per abolire le leggi, come è stato fino ad oggi. Noi dobbiamo indire un referendum anche per approvare una legge. Io raccolgo le firme, come faccio per quell'abrogativo, 500.000 firme a livello nazionale per una proposta di legge, si indice il referendum, se vince il sì è legge. Questo che cosa significa? Che non bisogna più pregare gli onorevoli di farci una legge. Ce la facciamo noi la legge, andando a votare, indicendo il referendum. Quando avremo fatto questo,
Quando avremo fatto questo, il Movimento 5 Stelle non avrà neanche più ragione di esistere, perché io sarò un cittadino che anche da fuori le istituzioni può promuovere una proposta di legge su un tema caro alla cittadinanza, perché ci vogliono 500.000 firme, e farla diventare legge indicendo quel referendum. Ci sono tante cose belle. Io sono in questo momento emozionato e entusiasta per quello che si deve fare. Vi chiedo due cose: di stare vicino a noi a Roma, perché non ce le faranno fare con molta facilità. Queste sono solo alcune delle cose che ci sono in un contratto di circa 60 pagine, quindi non è una cosa da poco. E poi vi voglio dire un'altra cosa, che votare un sindaco 5 Stelle a Messina significa avere, dopo tanti anni, un sindaco che ha dalla sua parte il governo centrale. E questo non fa... questo non è cosa da poco, fa la differenza. Io ho imparato tanto dai nostri sindaci, perché i nostri sindaci hanno dovuto combattere continuamente contro le regioni, lo Stato centrale, che si mettevano contro i nostri sindaci, gli toglievano risorse, non gli permettevano di fare delle opere. Dopo quanto ci ha lavorato, qui ci sono parlamentari, deputati regionali, avete letto tante persone in questi anni che cercano di lavorare dall'opposizione. Non lo so come andranno le comunali in generale, ho visto in alcuni casi delle città fare degli exploit bellissimi, una lista contro 10 liste, e in altre città dove ci dicevano che saremmo andati fortissimo, magari per pochi voti non raggiungevamo il ballottaggio. Però vi posso dire una cosa, che la differenza la fa sempre l'astensione sul Movimento 5 Stelle, cioè chi non va a votare decide di consegnare la città, la regione o il paese a quegli altri là. Tant'è vero che in questa provincia la differenza di risultato del movimento dalle regionali di 3 mesi prima, le politiche di 3 mesi dopo, è abissale. Ci sono delle aree di questa provincia di Messina dove abbiamo preso il 9% a novembre e abbiamo preso tipo il 30% a fine febbraio, inizio marzo. Ma la differenza l'ha fatta l'astensione, perché alle regionali ha votato meno della metà dei siciliani, alle politiche molto più della metà dei siciliani. Quindi chi non ha voglia di andare a votare sappia che sta favorendo quelli che questa città l'hanno massacrata, che questa regione l'hanno massacrata. Perciò vi chiedo di coinvolgere quante più persone possibili. Io domani mattina rientro da Catania con un aereo, arrivo a Roma, vado al Ministero e comincio a mettere intorno a un tavolo tutte le parti sociali massacrate dallo Stato in tutti questi anni. Non so quanto ci vorrà per recuperare la carneficina sociale fatta dallo Stato negli ultimi 20 anni, ma sappiate che non ci risparmieremo. Staremo in quei ministeri dalla mattina alla sera. Io vi prego solo, quando torneremo nelle piazze, di venire a salutarci, incontrarci e incoraggiarci, perché non ho detto che saremo perfetti. Qualche errore lo faremo, ma quando lo faremo vi chiederemo scusa. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Thank you.
l'arco. Ok, ok.